Eccomi qui di nuovo. Ho verniciato adesso questo occhiellatrice che ha la duplice funzione di essere sia manuale e sia da banco. Poi vedremo come. Ecco qua. Adesso faremo una prova manuale e poi una prova da banco. Per l'occasione. Faccio finta di mettere un rivetto su un pannello, in questo caso. Questo, come potete vedere, il risultato. Adesso facciamo la prova da banco. Questo è come se fosse da banco. Qui mettiamo il nostro pezzo. Come potete vedere, il lavoro è venuto bene. Questa l'ho dovuta realizzare per il mio prossimo progetto, perché sto realizzando un gazebo molto semplice da ricostruire, alla portata di tutti quanti, senza saldature, fatto con scatolari in lamiera zincata da 3 mm, per cui bello pesante, però sicuramente dura 30 anni una volta messo. Non è certo quelli che vendono né da Brico né da queste parti qua, che con 129 euro ti danno un gazebo che sinceramente, se lo tocchi, te casca. Però in pratica sto realizzando questo gazebo, e per la teloneria ho bisogno di fare gli occhielli al telo, e di conseguenza mi sono dovuto costruire questa occhiellatrice, che può essere usata sia da banco e sia sul posto, cioè a mano. Quelle a pinza, al di là del costo, non mi davano molto affidamento per gli occhielli da vela, perché
Quelle vanno bene per gli occhielli piccoli, ma non certo per quelli da vela. E se vi è piaciuta la cosa, mettete un bel like e se non l'avete fatto, iscrivetevi. Vi aspetto tutti quanti al mio canale e con fervore vi do un bel abbraccio. Ciao a tutti!